Buongiorno, allora sto cercando di trovare un equilibrio fra quello che dico e quello che scrivo. Questo cosa c'entra con i miei video? C'entra in questa dimensione. Io ho deciso di fare qualcosa di un po' più sistematico, che abbia un po' più l'aspetto di una recensione sul mio blog. Quindi sul mio blog andrò più o meno a recensire, diciamo, quello che leggo, che tipicamente sono libri e fumetti. Poi nel mio blog parlo anche delle serie televisive che guardo, degli ultimi film che ho visto, dei videogiochi che gioco, però insomma diciamo che prevalentemente parlo di libri e fumetti. Ecco, in questi video io cercherò di fare delle cose un po' più tranquille, un po' più libere, diciamo, in modo che io possa parlare più liberamente. Se vuoi qualcosa di più sistematico, cerca sul mio blog. Mi piace anche molto rispondere, sono più tranquilla anche sul testuale, quindi se vuoi qualcosa appunto di un po' più serio, ti aspetto sul mio blog, ti lascio ovviamente il link come al solito qua sotto, eccetera, eccetera. Tornando ai nostri video, perché appunto ti ho detto cercherò di parlare un po' più a ruota libera, quindi in questo video invece che parlarti di un volume che ho letto di quest'autore, io ti parlerò di un autore. L'autore in questione è Roman Dirge ed è uno dei miei autori preferiti degli ultimi anni. Ovviamente tu dirai che ma lo sappiamo già, negli ultimi video hai già detto preferito diverse volte, verissimo. Io cerco di parlare nei video delle cose che mi piacciono di più. Se vuoi un quadro più ampio di quello che io leggo, di quello che io penso, sul mio blog c'è anche il link eventualmente alla mia pagina di Goodreads, insomma c'è modo di capire un po' di più quello che io leggo. E cosa leggo, eccetera, eccetera. Dicevo, nelle cose che mi piacciono molto, quindi c'è sicuramente Roman Dirge. Roman Dirge è autore che io ho conosciuto con questi volumi qua, i volumi dedicati a Eleanor. In realtà questo non è il primo volume che io ho acquistato di quest'autore, ma è il primo in ordine, diciamo, cronologico. E i volumi sono, che ti andrò a mostrare, sono tutti editi da Elliot Edizioni e sono proposti in edizioni che facilmente sono in bianco e nero. In realtà alcuni hanno appunto qualche, come questo caso, qualche pagina a colori. Nel caso invece di un paio di volumi che ho io sono interamente a colori. Dipende un po' dalla storia, eccetera, eccetera. Bene, Roman Dirge. Cosa dirti di Roman Dirge? Allora, io te lo consiglio a prescindere. Per farti capire un po' in che mondo siamo, io posso, secondo me, mostrarti semplicemente il suo personaggio principale, che è appunto lei. Farti vedere qualche sua tavola. E farti capire che siamo in uno di quei mondi che dovresti aver capito conquistano me con una facilità impressionante. Siamo in uno di quei mondi decisamente fuori da quello che la gente pensa che sia il fumetto. Uno dei motivi per cui faccio questi video è appunto dimostrare, fra virgolette, il fatto che i fumetti abbiano una gamma espressiva, di possibilità, eccetera, che non ha niente a che invidiare appunto a quello che è la narrativa, diciamo, classica dei romanzi. Bene, cosa dirti di Roman Dirge? Quest'uomo ha tutto un mondo nella sua testa, secondo me perlomeno, e lo riporta sulle pagine in una maniera forse non del tutto lineare, ma assolutamente divertente. Allora, facciamo una parentesi su quello che io credo sia divertente, cioè quello che per me è divertente. Ho una discreta difficoltà con le cose che fanno ridere, quindi in realtà se tu devi cercare dei fumetti comici non sono proprio la persona a cui rivolgersi. In realtà trovo divertenti cose che altri trovano divertenti, quindi ci possiamo muovere in questo senso. Riguardo i miei video precedenti, per esempio, io trovo molto divertenti sia Cora Geime che La figlia dell'Otaku, però in generale non cerco fumetti perché mi facciano ridere. E mi stupisco quando un fumetto mi fa ridere, molto di più che quando un fumetto mi commuove o mi prende, mi coinvolge emotivamente, ecco. Quindi, quando trovo qualcosa che mi fa ridere sinceramente, mi fa sempre molto piacere. Per farti capire, l'ironia che io posso capire, che quindi tipicamente è molto più sarcasmo, è quella di Ratman. Se tu trovi divertente Ratman, secondo me potresti trovare divertente Lenore. Mi spiego.
È tutto un altro mondo, ovviamente, rispetto a Ratman. È un gusto vagamente orrorifico. L'atmosfera è quella tipica della serata di Halloween. Se dovessi trovarti uno degli autori che lavora in maniera più simile a quest'uomo, ti potrei parlare di Tim Burton. Insomma, non siamo nelle atmosfere certo simili a quelle di Ratman, ma siamo in un humor che è decisamente sarcastico, ovviamente. Si parla, se ti devo parlare di del tipo di umorismo che ha Roman Dierge, di black humor. Questo per dirti che ovviamente devi essere in grado di poter ridere su qualcosa che di per sé non fa molto ridere. Ma ti dico, se ti devo dire, a me fa ridere. Ecco, questo è tutto un giro di parole per dire che a me questi fumetti fanno anche ridere. Bene, e sono le risate che in Bakuman vengono dette risate intelligenti. La cosa che mi fa impazzire di questi volumi è che ci sono ovviamente delle belle storie, mi piacciono molto, trovo che sia in grado di fare delle storie con delle premesse molto semplici, tutti i pupazzetti che popolano queste storie sono sempre ignari delle fini a cui saranno sottoposti, e poi ogni tot tavole sono proposti i cosiddetti tatuaggi fichissimi. Roman Dierge li chiama così, ma effettivamente sono dei tatuaggi fichissimi, è questo che mi fa impazzire. Cioè, quest'uomo arricchisce le sue tavole appunto di queste ulteriori illustrazioni che non solo sono molto belle, ma sono anche molto azzeccate appunto per l'uso che lui propone. Infatti, se tu cerchi un po' online, troverai su DeviantArt, mi pare di aver beccati un paio. Averne beccati un paio, troverai un paio di tatuatori che si sono trovati a tatuare queste stesse illustrazioni. Io trovo che sia molto bello. Ora, ognuno può pensare quello che vuole dei tatuaggi, però di tante cose possibili io posso capire perché tatuarsi un personaggio di Roman Dierge. Intanto perché rappresenta un intero mondo, e secondariamente perché a seconda del tipo di persona che tu sei, ti andrai a identificare con l'uno o con l'altro dei sei personaggi. Ma insomma, cioè guarda, guarda che cosa crea. Secondo me è assolutamente evocativo. Tutto questo è molto evocativo. Ecco, come ti dicevo, io ho alcuni suoi volumi anche a colori. Questo qua è interamente a colori. Ed è Ossa e frattaglie, appunto, a colori. Il volume, secondo me, più notabile dal punto di vista grafico è questo. Acquistato anche questo, forse l'ultimo Lucca Comics, ed è appunto ossa frullate ed è interamente a colori. Questa è la dimostrazione che non tutti gli autori che lavorano in bianco e nero è perché non sanno usare i colori. Ed è molto bello, ti dicevo, dal punto di vista grafico, la carta è patinata, è quindi anche una bella edizione. Tutti questi volumi hanno una caratteristica: se tu vuoi provare a leggere qualcosa di Lenore, puoi prendere quasi qualsiasi suo volume, perché comunque sono storie mediamente autoconclusive, sì. Cosa c'è da sapere su questa storia? Lenore è una bambina, questo potrebbe farti, come dire, partire prevenuto. Io non amo le storie in cui i bambini si comportano da adulti, per esempio. Ci sono un sacco di storie in cui sono trasferite delle emozioni, degli eventi che nella maggior parte dei casi non sono riconducibili a quelle che farebbe un bambino, ecco, in alcuni casi perché sono eventi traumatici e un sacco di n motivi, ma in altri casi io trovo che appunto qualche autore faccia comportare un po' troppo i bambini come se fossero degli adulti. A me piace quando un bambino si comporta da bambino. Questa è una bambina che si comporta da bambina, assolutamente, aggiungendo una cosa fondamentale in realtà, cioè il fatto che sia una bambina che è morta. Quindi è vero che si comporta da bambina, ma come un eterno Peter Pan non invecchierà mai. Ma a differenza di Peter Pan, o meglio, a differenza della versione disneyana di Peter Pan, non invecchierà mai, non perché ha scoperto il segreto della fontana della giovinezza, ecco, ma perché è già morta e quindi non può ulteriormente invecchiare. Le storie di Lenore, tu mi potresti dire che sono un po' macabre.
È vero, di per sé sono un po' macabre, ma io trovo che in realtà si possa trovare qualcosa di molto più macabro, di molto più perverso altrove. Non credo che tu potrai dirmi, dopo aver letto questi volumi, che sono appunto in qualche modo perversi. Non penso proprio. Io trovo che sia un modo molto intelligente di fare del black humor, un modo molto intelligente di parlare di cose che di per sé non sono affatto divertenti, di cose che di per sé potrebbero evocarti una serie di sensazioni che dovrebbero essere negative. Diciamo che io ti consiglio questi volumi a prescindere. Però se sei eccessivamente suscettibile, su questo genere di tematiche, io ti consiglio di fare la cosa più semplice del mondo, prenderne in mano un volume, sfogliarlo, farti stupire dai bellissimi disegni che questo uomo è in grado di fare. Farti stupire dei suoi personaggi. E niente, seguire banalmente le avventure e disavventure appunto di Lenore, la bambina che tu troverai in quasi tutte queste storie. Riguardo a quello che ho letto non di Lenore, ti posso dire che I mostri del mio pancino è un pochino inferiore a tutto questo. Io trovo che questo sia proprio il suo personaggio più riuscito. Nei mostri del mio pancino tu troverai qualcosa di più simile a quello che è il suo resto del mondo e quindi qualcosa anche di un po' più autobiografico. Se vuoi sapere altro di Roman Dirge, ti consiglio di seguire il suo Twitter, che è sempre interessante. Fra l'altro è legato a nomi così a caso come appunto Neil Gaiman, quindi facci caso, ci sono sempre cose interessanti. Niente, con questo io ti saluto per il momento. Farò immediatamente un altro video su un'altra cosa che mi è piaciuta molto. E come al solito, se ti è interessato, ci vediamo al prossimo in cui parlerò di qualcos'altro di simile.